Grazie. Buonasera a tutti. Quella che stiamo vivendo oggi tutti è un'esperienza. Lo è per voi e lo è soprattutto per noi che siamo da questa parte del palco. E aveva ragione Steve stamattina, è bello vedervi tutti in mutande. Per chi è da questa parte, l'idea è quella, in qualche modo, di lasciare segno, di comunicare qualcosa, di coinvolgervi, di coinvolgere i vostri sensi, di regalare appunto un'esperienza. Ma come fare? Occorre capire cosa ci stimola nel ricordare un momento. Un po' come quando si era bambini. Beh, da bambini è difficile ascoltare, è più facile ricordare una cosa con il vissuto. E noi adulti non siamo tanto diversi. Infatti l'esperienza è la migliore forma di apprendimento. Io e il mio team realizziamo installazioni immersive, installazioni interattive, che hanno il compito di regalare un momento speciale alle persone, che ha il compito di essere ricordate quando le persone tornano a casa. E nel fare questo ci siamo accorti che ci sono tre tipologie di situazioni chiave che caratterizzano questi momenti importanti. E noi tentiamo di toccarle tutte con la tecnologia. Non è facile, perché dipende dalla situazione, dipende dai mezzi che abbiamo a disposizione. Come per esempio questa presentazione. Qui ci sono io, ci siete voi, e abbiamo questo schermo. O forse no. Cerchiamo di attrarre con il diverso, con il difficile. E è difficile veramente trovare cose che ad oggi siano diverse da altri. Tutti fanno qualcosa di diverso, tutti fanno qualcosa per essere originali. Però tutto si muove troppo in fretta ad oggi, tutto è troppo veloce. E questo dal giorno alla notte. In verità cerchiamo scalpore, cerchiamo di stupire. Però lo scalpore non è altro che la rottura di un equilibrio. È l'inaspettato in un momento di comfort. Ma perché così? Perché il nostro cervello lavora per patterns. Interpreta tutto ciò che lo circonda. E per questo è elastico. È sensibile alla ripetitività del vissuto. Riconosce ciò che ha già visto. E questo da sempre, perché è primordiale. Conosco questa situazione, per cui è tutto ok. Quindi ragioniamo per connessioni emotive prevedibili. Quindi da equilibrio c'è rottura e questo il più delle volte genera gioia dell'inaspettato. Però per la rottura serve qualcosa da rompere, serve appunto l'equilibrio. Questo per esempio è il ritmo visivo e quella è la rottura. Quindi per noi la prima caratteristica è appunto lo scalpore, che però non sta in piedi se non c'è il tempo e il ritmo. In studio da noi lavoriamo di arti visive, quindi il senso più importante per noi è la vista. Cerchiamo qualcosa di diverso, cerchiamo una rottura e lo facciamo appunto con la tecnologia, che ci aiuta ad andare fuori dagli schemi. Ci aiuta con soluzioni, formule. E la prima cosa che ci siamo chiesti è perché utilizzare una superficie bianca e piatta quando ci sono altre forme più interessanti. Questa è una struttura in materiale povero. Ma immaginiamo per un attimo che sia un prodotto da presentare, o l'unveiling di un pezzo d'arte, oppure ancora un monolite di marmo. Beh, in studio da noi è teneramente chiamata Monalita ed è pensata come esempio per far capire come si possa raccontare attraverso la forma. Perché di fatto questo può essere potenzialmente un nuovo livello di comunicazione. Beh, immaginate gli usi. Immaginate in un negozio una borsetta. Una borsetta che comunica con la propria pelle i vari materiali di cui è composta o i vari colori in cui è proposta. Ma anche un passo indietro, l'arredamento. O ancora qualcosa di più grande. Noi un passo indietro l'abbiamo fatto e abbiamo pensato come lo schermo può essere un limite. Perché anche la luce deve essere incastrata all'interno di un bulbo? Perché non può essere libera di essere disegnata sulle pareti? Può essere questo un modo di creare luce non convenzionale, diversa? Beh, si può.
Ed è così che noi l'anno scorso abbiamo pensato e brevettato Vedo. Questo è un angolo del nostro studio, le pareti sono bianche e l'arredamento è bianco. Tutto accade in tempo reale con il soggetto. Il sistema è simile a quello che stiamo utilizzando oggi. Queste sono quelle che chiamiamo atmosfere immersive, pareti vive, fonti di luce diverse da quelle a cui siamo abituati. E gli spazi cambiano, viene rotto il limite spaziale. E tutto questo viene fatto con il controllo attraverso uno smartphone, attraverso un'app, che mi permette di cambiare le atmosfere in base alle mie emozioni, in base a quello che voglio vivere in quel momento del mio ambiente. Quindi parliamo di ambiente pulsante, parliamo di stimolazione dei sensi. Non ci sono più schermi, non è più una comunicazione tra persone e persone, ma è comunicazione tra persone e ambiente. Immaginatevi la lobby di un hotel, entro in hotel come visitatore e l'ambiente attorno a me cambia a seconda della situazione, del tempo, dell'evento. Oppure l'esperienza con il cibo in un ristorante, dove mentre mangio qualcosa viene esaltato attraverso le pareti che mi circondano. E ancora musei. Spazi piccoli come imbarcazione, yacht, fino a grandi spazi pubblici. Sono geometrie che comunicano. Quindi, perché avere il limite di questo schermo bianco quando in verità abbiamo tutto questo? Questo è coinvolgimento spaziale, ed è il secondo punto. È esperienza immersiva, è architettura che cambia pelle, che esalta i concetti, che aumenta i miei sensi e il mio spazio, che comunica emozioni, fantasia. Questo è il teatro indoor più antico al mondo. Ma immaginatevi una visita immersiva. Immaginatevi di poter vedere attraverso la struttura come è concepito. Di immergervi nella struttura dell'opera, vedere come è progettata, tutto tramite una tecnologia completamente nascosta. Immaginatevi di poterlo esplorare. Con un altro tipo di comunicazione, un altro modo di penetrare gli ambienti che andiamo a visitare. Quindi non più dei chioschi che sembrano più simili a tablet datati ad oggi o mura di monitor che urlano gli sconti. La tecnologia ad oggi può essere molto di più in questo senso. Può enfatizzare il valore delle cose, rivelando informazioni, può intrattenere in modo funzionale, può esaltarne la maestosità, può simularne il passato, esponendo le sue stesse cicatrici. Ma tutto questo non ha valore senza un terzo elemento, probabilmente il più importante, l'emozione. Noi e i nostri sensi siamo al centro di tutto questo. Tutto il resto è un'alchimia dei mezzi, che raggiunge l'apice solo se noi, come maestri d'orchestra, siamo attenti a bilanciarli tra di loro e che ci esprimiamo come esprimiamo le emozioni attraverso i sensi. Quindi il mezzo deve essere coerente con i contenuti. Beh, come qua al TEDx, che racchiude e impacchetta gli interventi e le idee sotto un unico titolo, Planting the Seeds, che non è altro che piantare il seme di ciò che nel futuro diventerà grande e parte integrante di ciò che siamo. Grazie.